Treviso dobbiamo dire che l'incidenza dei tumori è rilevante, abbiamo quasi 5.500 nuovi casi ogni anno e quello che è importante è la diagnosi precoce. Ed è proprio sulla prevenzione che l'ILTA agisce e ha la possibilità di farlo anche grazie a iniziative benefiche come quella che si terrà a Santa Cristina di Quinto di Treviso per la 35esima edizione dell'evento podistico in memoria di Paolo Meneghello, morto proprio a causa di una patologia oncologica e che si unisce al 10° trofeo Lucio Bottiglieri. Punteremo molto sulla riabilitazione perché, come si diceva prima, le cure che sono messe in atto in campo oncologico permettono di cronicizzare spesso la malattia, però il paziente ha bisogno di supporto sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista riabilitativo, quindi puntiamo molto anche su questi aspetti quest'anno. Fondi che dal ricavato della corsa saranno spartiti anche con ADVAR, associazione vicina da sempre a chi convive con malattie tumorali. Ricevere un contributo che viene da una iniziativa così valoriale, ecco, ha un significato ancora più importante, perché essere in sintonia, essere insieme nel portare avanti dei valori e nel portare avanti un qualcosa che serve alle persone. Una corsa nel ricordo di Paolo Meneghello e per contribuire a progetti di prevenzione e sostegno ai malati oncologici. Da 35 anni Santa Cristina si ferma e si dedica a curare al meglio l'evento. 150 i volontari, una media di circa 2.000 partecipanti all'anno. 240.000 euro il ricavato totale di questi anni. Abbiamo la presunzione di voler sensibilizzare molte persone e quindi ci auguriamo anche domenica di avere, magari fateci fare 2001, 2002, 2003, fateci superare questa soglia, di essere arrivati 2100 un anno, magari facessi battere i record, ma i record che sono record non quelli agonistici, ma sono i record della solidarietà e del ricordo.